Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra com'è grande il suo amore. Noi oggi decidiamo di stare accanto a Lui per dimostrargli che anche noi lo amiamo e siamo pronti a seguirlo. Buon pomeriggio a tutti voi bambini, ragazzi, alle vostre famiglie che con voi magari stanno vivendo insieme questo momento di preghiera. Siamo arrivati al quinto venerdì di Quaresima. La Settimana Santa è alle porte. Dobbiamo allora prepararci. Anche questo cammino della croce accanto a Gesù ci sta conducendo proprio al vertice, al culmine, ecco, del cammino che Gesù ha fatto. Lo scorso venerdì Gesù abbiamo contemplato la sua morte per noi, ecco, oggi contempleremo la sua risurrezione. Questo ci fa così anticipare la gioia della Pasqua che vivremo tra pochi giorni. Ascoltiamo allora adesso insieme questa preghiera. Signore, Tu ci chiami a vivere accanto a Te, sulla via della croce. Fa che possiamo seguirti, senza staccarci di percorrere i Tuoi stessi passi. Fa che attraverso gli occhi dei Tuoi testimoni possiamo imparare a riconoscerti e ad amarti sempre di più. Che il fuoco della Tua passione diventi per noi scintilla sul nostro cammino, perché con Te possiamo attraversare i giorni della nostra vita, con la certezza di averti sempre accanto. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Accanto a te con Nicodemo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. La prima volta che ho scelto di andare da Gesù, l'ho fatto di notte, sì, al buio, per paura che qualcuno potesse vedermi parlare con lui. Dopotutto ero una persona importante, facevo parte del Sinedrio, ero un capo tra i farisei. Molti dei miei colleghi avrebbero avuto da ridire su quell'incontro, ma le parole di Gesù mi erano entrate nel cuore e non potevo più restargli lontano. Certo, ora non mi vergogno più, non importa quello che dice la gente. Ora che lo depongono dalla croce, voglio essere lì, con l'olio più prezioso che c'è, per pulire quelle ferite che portano l'oro dell'amore. Ragazzi, Gesù è un amico di cui non bisogna mai vergognarsi, perché è l'unico che non ci abbandona mai e ci amerà per sempre. Ripetiamo insieme, fa che non ci allontaniamo mai da te, Gesù. Fa che non ci allontaniamo mai da te, Gesù. Quando pensiamo che nessuno ci voglia bene, fa che non ci allontaniamo mai da te, Gesù. Quando ci vergogniamo troppo facilmente di dirci tuoi amici, fa che non ci allontaniamo mai da te, Gesù. Quando nella vita pensiamo che non c'è più niente da fare, fa che non ci allontaniamo mai da te, Gesù. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Accanto a te con Giuseppe d'Arimatea. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose sul suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Me lo ero preparato da tempo, avevo investito molti dei miei risparmi, un sepolcro tutto nuovo, tutto per me. Dopotutto me lo meritavo, avevo lavorato una vita, mi ero arricchito e volevo una tomba degna di un re. Mi sarebbe piaciuto che passando di accanto la gente potesse dire: doveva essere un grand'uomo questo Giuseppe. Alla fine l'ho lasciato a lui, sì, al mio maestro, a Gesù. Ho rinunciato alla mia tomba sontuosa perché custodisse il suo povero corpo, dopo l'orribile supplizio della croce. Non potevo fare altro, ma sappiate, non mi è costato molto, perché ho messo dentro un vero tesoro, il Signore Gesù, la mia vera e unica ricchezza. Ripetiamo: sii tu, Signore, il nostro vero tesoro. Sii tu, Signore, il nostro vero tesoro. Tutte le volte che pretendiamo cose che dopo tutto non ci servono. Sii tu, Signore, il nostro vero tesoro. Tutte le volte che diamo troppa importanza ai nostri bisogni. Sii tu, Signore, il nostro vero tesoro. Tutte le volte che mettiamo in mostra noi stessi e ci vantiamo di ciò che possediamo. Sii tu, Signore, il nostro vero tesoro. Quindicesima stazione. Gesù è risorto. Io accanto a te. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lettura del Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Che fatica starti dietro, Signore. La tua strada non è per nulla facile. Ci vogliono impegno, pazienza e tanta forza di volontà. Ma le voci che ho ascoltato in questa via della croce, quegli uomini e quelle donne che ti hanno incontrato, che mi hanno parlato di te e si sono lasciati toccare il cuore dal tuo esempio, rivestendosi dei tuoi stessi sentimenti, mi dicono che non sono il solo a portare le mie fatiche. Ci sei tu con il tuo amore e con tanti testimoni che realmente ti hanno incontrato. Ora so che sarai sempre con me, perché tu sei il risorto, compagno di strada di ogni discepolo del Vangelo. E allora sai cosa ti dico? Anch'io voglio camminare con te. Anch'io da oggi in poi voglio essere accanto a te. Ripetiamo: lasciaci Gesù camminare accanto a te. Lasciaci Gesù camminare accanto a te. Quando ci offri il tuo amore, particolarmente nell'Eucaristia. Lasciaci Gesù camminare accanto a te. Quando ci chiami a ricevere il tuo perdono. Lasciaci Gesù camminare accanto a te. Quando ci inviti a seguirti sulle strade della vita. Lasciaci Gesù camminare accanto a te. Siamo arrivati alla fine
dei nostri incontri di preghiera del venerdì. Con queste ultime stazioni della Via Crucis abbiamo contemplato il mistero della morte, ma soprattutto della risurrezione di Gesù. E allora ripensiamo un po' al cammino che abbiamo percorso. Se vi ricordate, settimane fa abbiamo lasciato ai piedi della croce quello zaino che ci diceva la voglia di poter seguire il Signore in questa via della croce, accanto a Lui. E così abbiamo fatto, e stando accanto a Gesù abbiamo incontrato tanti personaggi che hanno condiviso un poco della sua fatica, un poco della sua sofferenza, un poco del suo dolore, fino al monte Golgota, dove poi Gesù è stato crocifisso. Se ricordate bene, poi c'è stato quella settimana in cui ai piedi della croce è stato presente quel cesto con degli alimenti da destinare soprattutto alle persone povere, che ci ha ricordato l'impegno della carità. E poi quel segno della lavanda dei piedi e quella stola che ci richiamava il sacramento della riconciliazione, che ci ha ricordato l'importanza di vivere il perdono anche in questo tempo così particolare. Settimana scorsa poi abbiamo riflettuto sull'importanza di pregare davanti alla croce, a quella croce che ha le braccia aperte, perché Gesù sulla croce ci vuole bene, ci ama, ci abbraccia tutti. E oggi guardiamo alla nostra croce fiorita. L'abbiamo costruita insieme in questa Quaresima, abbiamo messo le foglie e poi i fiori, segno del perdono che ci siamo scambiati, dell'amore che abbiamo contribuito a diffondere. Ecco, i personaggi che oggi abbiamo incontrato, penso a Nicodemo e a Giuseppe d'Arimatea, hanno saputo essere generosi, hanno saputo fare questi slanci di amore perché hanno capito che innanzitutto è stato Gesù che li ha amati, che li ha considerati, che li ha voluto bene, che ha dato la sua vita per loro. Ma poi questa Via Crucis finisce così. Io sono stato accanto a Gesù, ma adesso devo essere io protagonista. Il Signore chiede anche a me di essere con Lui, di stargli vicino. E allora dobbiamo sentirci tutti interpellati, tu che mi stai guardando anche. Il Signore ti chiede in questi giorni, in questa settimana santa, di stare vicino a Lui. Non potremo venire in chiesa, lo sappiamo, non potremo vivere insieme le belle celebrazioni del Triduo Pasquale, però abbiamo l'opportunità di vederle da casa, abbiamo l'opportunità di essere anche tutti in famiglia e di poter vivere dei momenti di preghiera insieme. Ecco, questa Pasqua che si avvicina sarà una Pasqua diversa, forse più essenziale, ma non meno vera, ma non meno bella. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché il Signore anche in questa Pasqua risorge per me e anche per te. E allora la gioia è di questo annuncio della risurrezione di Gesù non viene mai meno, non finisce mai, è vera anche per questa Pasqua. E allora l'impegno che ci prendiamo è proprio questo: vivere bene nella preghiera, nell'amore, nell'ascolto reciproco, il nostro stare in famiglia in questi giorni così importanti per noi cristiani, che sono i giorni della Settimana Santa. E non dimentichiamoci appunto di collegarci per seguire, ecco, anche da casa le celebrazioni che trasmetteremo per tutta la nostra comunità. Ecco, allora, preparandoci bene con intensità a vivere questi giorni, preghiamo adesso la preghiera che Gesù ci ha insegnato, proprio pensando che adesso anch'io devo fare la mia parte per seguire Gesù in questi giorni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Diciamo insieme adesso una preghiera a Maria, che custodisca tutti noi, tutte le nostre famiglie, che diventano chiese domestiche in questa settimana, e protegga tutte le persone anche che sono malate, che stanno soffrendo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prima della benedizione,
ecco, vi saluto, vi aspetto, ci vedremo insieme anche se a distanza nei giorni della Settimana Santa. Voglio ringraziare le persone che hanno reso possibile anche questa Via Crucis, chi ha letto, chi ha filmato, chi ha preparato anche questa chiesa perché la nostra preghiera potesse essere sempre più bella. Qualcuno non l'avete più visto nello schermo perché è giustamente dovuto rimanere a casa, ma so che sta pregando e ha pregato sempre con noi. Penso in particolare alle nostre suore che vi salutano. Allora adesso ci salutiamo appunto con la benedizione del Signore per voi e per tutte le vostre famiglie. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona Settimana Santa. Ci lasciamo con questo canto.